Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sì, sto correndo perché non ho fatto tempo a registrare questa clip, ma volevo farvi vedere cosa andremo a realizzare in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram già lo saprà, difatti vi consiglio di seguirmi, il link lo trovate qui sotto nell'info box. Nel tutorial di oggi andremo a realizzare questo bellissimo cagnolino corgi, che in pratica sarebbe il cane della regina Elisabetta. Io l'ho personalizzato con questo nome, però potete anche non metterlo. Inoltre nel video vi ho fatto vedere solamente come fare la base, mentre qui sotto nell'info box vi metterò come realizzare questa fascia qui e questa macchia sul retro. Se volete farla, potete anche non farla. Quindi adesso vi saluto e ci vediamo al tutorial. Ciao! Iniziamo con un anello magico di 6 maglie basse. Terminato il giro stringiamo l'anello magico e nella prossima maglia, quindi nel prossimo giro, faremo un aumento in ognuna delle maglie sottostanti. Quindi continuiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro. Quindi ripetiamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, arrivati a questo punto, nel prossimo giro andiamo a fare due maglie basse e un aumento. Ripetiamo due maglie basse e un aumento fino alla fine del giro, stavolta per un totale di 24 maglie basse. Bene, adesso nel prossimo giro andremo a lavorare 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Quindi dobbiamo continuare con una serie di aumenti consecutivi fino ad arrivare ad ottenere 48 maglie basse. Quindi nel prossimo giro 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Prossimo giro ancora 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Nel prossimo giro ancora lavoreremo 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse. E nell'ultimo giro di aumenti faremo 6 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse. Quindi continuiamo con questa sessione di aumenti progressivi fino ad arrivare ad avere 48 maglie basse. Bene, sono arrivato al termine di tutti i miei giri, quindi ho finito con gli aumenti. Adesso andremo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi per i prossimi 10 giri non faremo altro che ripetere 10 giri di maglie come si presentano. Bene, arrivati a questo punto dobbiamo fare giri di diminuzioni progressive fino a chiudere la nostra testa. Quindi in questo giro andremo a fare 6 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. Fatte le 6 maglie basse andremo a fare la diminuzione. Quindi procediamo in questo modo facendo 6 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. Bene, adesso ho fatto il primo giro di diminuzioni, così continuiamo ad andare avanti. Nel prossimo giro andremo a fare 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andremo a fare 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. E nel prossimo giro andremo a fare 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Bene, arrivati a questo punto possiamo procedere ad imbottire tutto il nostro lavoro. Bene, arrivati a questo punto abbiamo imbottito tutto il lavoro e proseguiamo con i giri di diminuzioni. Quindi nel prossimo giro andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Nel prossimo giro ancora faremo una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Dopodiché andremo a fare 6 diminuzioni consecutive e chiuderemo il nostro lavoro con un ago. Bene, a questo punto abbiamo finito con la realizzazione della testa e andremo a fare il musino. Per fare il muso con il filato bianco abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. Bene, fatto l'anello magico lo andremo a stringere e nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale a fine del giro di 12 maglie basse. Vi do un piccolo consiglio, l'anello magico non lo stringete così tanto perché poi ci andremo ad inserire il nasino all'interno. Quindi ho finito questo giro, nel prossimo andremo a fare
una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, terminato il giro, adesso per i prossimi 3 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Bene, terminati questi giri, io in questo punto andrò ad inserire il mio nasino nell'anello magico. Dopodiché lo vado a fermare sul retro. Ed ecco fatto. Adesso possiamo continuare con il nostro lavoro. Il prossimo giro quindi andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato anche questo giro in cui ci ritroveremo con 24 maglie basse, facciamo 3 giri di maglie come si presentano. Terminati i 2 giri di maglie come si presentano, nel prossimo andremo a fare 3 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 3 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Fatto questo giro andremo a fare 2 giri di maglie come si presentano. A questo punto chiudiamo facendo una maglia bassissima nella prossima maglia, dopodiché imbottiamo anche il musino. Bene, adesso andiamo a fare le orecchie e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi lavoriamo 9 maglie basse. Bene, adesso prossimo giro facciamo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo faremo una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Adesso nel prossimo giro andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminati i giri, adesso per i prossimi 5 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Bene, adesso finito l'orecchio facciamo una maglia bassissima nella prossima maglia e chiudiamo il nostro primo orecchio. Bene, abbiamo finito il primo orecchio e allo stesso modo andremo a farne un altro uguale. Bene, adesso per fare il corpo partiamo con un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro faremo un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Bene, adesso nel prossimo giro faremo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. In pratica dobbiamo replicare i giri di aumenti che abbiamo fatto per la testa. Quindi in questo giro facciamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18. Nel prossimo giro faremo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Nel prossimo giro ancora 3 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Nel prossimo giro ancora 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Nel prossimo giro ancora faremo 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse. E nell'ultimo giro di aumenti faremo 6 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse. Bene, adesso abbiamo fatto tutti i giri di aumenti, per i prossimi 8 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Bene, terminati tutti i giri di maglie come si presentano, nel prossimo giro andremo a fare 6 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo andremo a fare le maglie come si presentano. Bene, nel prossimo giro lavoriamo 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Terminato il giro, per i prossimi 2 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Terminati i giri, nel prossimo giro faremo 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Terminato il giro, per i prossimi 2 giri lavoreremo le maglie come si presentano, dopodiché possiamo chiudere il corpo. Per realizzare le zampe prendiamo il filato bianco e facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Bene, adesso stringiamo e nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Adesso nel prossimo giro andremo a ripetere una maglia bassa e un aumento fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo andremo a fare 3 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Terminato anche quel giro di aumenti, nel prossimo faremo 4 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 36 maglie basse.
Bene, terminati i giri, adesso per i prossimi 4 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Terminati i giri, adesso nel prossimo giro andremo a fare 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse andremo a fare 6 diminuzioni consecutive. Terminate le 6 diminuzioni consecutive, arriveremo fino alla fine del giro lavorando le maglie come si presentano. Fatte le 3 maglie basse, adesso facciamo 6 diminuzioni consecutive. Fatte le 6 diminuzioni, arriviamo alla fine del giro lavorando le maglie come si presentano. Terminato il giro, nel prossimo faremo una maglia bassa iniziale, dopodiché andremo a fare 6 diminuzioni consecutive. Bene, terminato questo giro, adesso nel prossimo giro ancora partiremo direttamente con il fare 6 diminuzioni consecutive. Bene, fatte le 6 diminuzioni consecutive, sono arrivato fino alla fine del giro lavorando le maglie come si presentano. Adesso possiamo chiudere con il filato bianco facendo una maglia bassissima nella prossima maglia. Bene, adesso come potete vedere ho imbottito il piedino con il filato. Con il filato con il quale abbiamo fatto anche la testa e il corpo ci attacchiamo in un punto qualsiasi con una maglia bassa. Fatta la prima maglia bassa, adesso dobbiamo ripetere per 9 giri le maglie come si presentano con il filato arancione. Bene, ecco qua, questo è il risultato della nostra zampa. Adesso per andare a fare le dita prendiamo un ago con un po' di filo, lo andiamo ad inserire in questo punto e lo facciamo salire qui. Tiriamo tutto il filo e in questo modo andiamo a fare le dita e tiriamo, dopodiché ripassiamo un paio di volte. Adesso passiamo al prossimo, ci inseriremo qui e facciamo lo stesso procedimento. Bene, dopo aver fatto la stessa cosa dall'altro lato, quindi lo faremo qui e qui, ho dato un paio di nodi e ho chiuso la mia gamba. Allo stesso modo faremo anche l'altra. Adesso per fare le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, adesso per il prossimo giro andremo a lavorare le maglie come si presentano, però lavorando solo la costina dietro della nostra maglia. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine di questo giro. Terminato il giro in costa retro, adesso per i prossimi 2 giri lavoreremo le maglie come si presentano prendendo le maglie normalmente. Bene, adesso andiamo a chiudere il lavoro perché andremo ad usare da adesso in poi il filato arancione. Adesso prendiamo il filato giallo, ci attaccheremo alla lavorazione e facciamo la prima maglia bassa. Bene, a questo punto con il filato giallo faremo 3 giri di maglie come si presentano. Terminati i nostri giri, nel prossimo faremo una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato questo giro, per i prossimi 8 giri lavoreremo le maglie come si presentano. Bene, terminati gli 8 giri di maglie come si presentano, ne ho fatti altri 2. Quindi ho fatto 10 giri di maglie come si presentano consecutivi. A questo punto posso chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia e vado a fare un altro pezzo uguale a questo. Bene, adesso abbiamo tutti i pezzi che ci servono e passeremo al montaggio. Eccoci arrivati alla fine del nostro tutorial. Io adesso con vari abbellimenti e varie aggiunte lo renderò un po' più particolare. Per esempio metterò del bianco nelle orecchie, farò la parte della pancia bianca e in più aggiungerò una macchia marrone qui sopra la schiena. Se volete realizzare anche voi questi pezzi li troverete qui sotto nell'info box. Io spero veramente tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere tramite mi piace e commenti qui sotto. Ma mi raccomando, non è finita qui. Io vi invito ad iscrivervi al canale cliccando qui e vi invito a vedere tutti i precedenti video cliccando qui. Lasciatemi qui sotto delle idee su quale pupazzo vorreste realizzare per la prossima volta e noi ci vediamo al prossimo video.